diretta dallo studio centrale di TV6. Buonasera e benvenuti a un nuovo numero di replay. 7 giornate alla termine della regular season del campionato di Serie C. Dopo la vittoria di Olbia, domani si torna in campo. Il Pescara affronta il Cesena alle ore 21 all'Adriatico e poi sabato il derby a Teramo. Stiamo entrando dunque nella fase calda. Pescara che punta al terzo posto dopo aver raggiunto l'Entella in quarta posizione. Avremo diversi argomenti, non solo a livello tecnico, parleremo anche degli sviluppi societari con l'intervista al presidente Sebastiani e anche il discorso delle plusvalenze, i nostri ospiti. Ritrovo con piacere l'agente FIFA Donato Di Campli, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco, sempre con piacere, ritrovo l'agente dei calciatori Dino Zappacorta, buonasera Dino, grazie buonasera per a tutti. Essere qui con noi. E poi i nostri compagni di viaggio, Francesco Di Francesco, bentornato al nostro campagnaro, uscito dall'infermeria ed è con noi, buonasera Francesco. Sempre presente Totò De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Un saluto anche al nostro Riccardo Crinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te, ciao. E un saluto al nostro Andrea Costantini nell'altra postazione, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. Saluto in regia Maurizio Daguì, Loris Bennato alle telecamere. Allora Andrea, partiamo subito dai posticipi che ci sono questa sera. Sì, si sta giocando all'Olimpico Lazio-Venezia per la Serie A, 0-0 il parziale, mentre in Serie C nel girone A tra poco inizierà il posticipo di Salò tra Feralpi Salò e Triestina. Poi Enrico, una notizia arrivata poco fa che farà piacere agli sportivi, perché lo ha annunciato il sottosegretario alla salute Andrea Costa: alla fine di marzo negli impianti sportivi all'aperto e quindi negli stadi si tornerà con il 100% della capienza. A te. E questa è una bella notizia. Donato Di Campli, un bel po' che non ci vedevamo in studio, grande piacere. Collegamento, c'è anche il tuo amico Dino Zampacorta, quindi due figure che nel calcio possono parlare di tutto, dal mercato all'aspetto tecnico, le plusvalenze, di tutto. Qual è l'argomento che secondo te in questo momento affligge di più il Pescara? L'aspetto tecnico in classifica, lo sviluppo societario con il probabile ingresso di nuovi soci, oppure questo deferimento che potrebbe arrivare sulle plusvalenze? Guarda, secondo me nessuno dei tre, perché credo che Sebastiani sia tranquillo e sereno, nel senso così questo problema delle plusvalenze è una cosa che mi fa ridere, perché è uno strumento utilizzato da tutti. Dopo lo amplieremo. Lo amplieremo tutto e quindi se devono punire Pescara, devono punire tutte le società che costellano il calcio italiano. La vendita della società, Sebastiani credo che non abbia necessità di vendere questa società, lo farà soltanto se ha un tornaconto come imprenditore, giustamente che sia, e che possa garantire un futuro roseo alla Pescara Calcio. Allora, facciamo una cosa, parliamo dell'aspetto tecnico. Il Pescara domani affronta il Cesena, ha l'obiettivo del terzo posto, ha raggiunto l'Entella. Finora che campionato è stato? È stato un campionato dalla prima, con la prima parte enigmatico del Pescara, un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde. In alcune circostanze faceva la figura del Pescara, dall'altra invece emergevano delle difficoltà che col passare del tempo sono state limate. Ora la squadra ha assunto una propria fisionomia, anche nel mercato di gennaio c'è stato qualche intervento come quello di Pontisso, secondo me, che è stato un ottimo intervento che dà equilibrio al centrocampo, e ora è una squadra davvero pericolosa per tutti. Probabilmente se si fosse raggiunta questo equilibrio nella prima parte del campionato, ora staremo parlando di altre cose. Sei d'accordo Totò? Perché dopo devo sentire il difensore vero di Auteri in questo studio, che è Dino Zampacorta. Perché Totò? Scusa? Su cosa? Ma quando mai? Dopo, prima Totò. No, su che cosa? Dice? Sei d'accordo che è stato un campionato che ci ha presentato diverse facce, e anche la vittoria di Olbia, una vittoria sporca, però il calcio ti toglie e ti dà, così come hai perso a Modena al 93esimo, hai vinto ad Olbia a tempo scaduto. Beh sì, no, intanto vorrei fare ammenda perché lunedì scorso ho detto di questa novità bella, secondo me, che cominciamo a imparare a memoria la formazione del Pescara. Però sei stato subito smentito. Auteri mi ha smentito immediatamente perché e quindi ricominciamo da capo. E sicuramente, vorrei dire, sul passato credo di aver espresso
abbastanza chiaramente qual era la mia idea di questo campionato. Se ci fermiamo alla partita all'ultima, è stata credo una delle peggiori partite disputate dal Pescara, contro una squadra, insomma, la cosa positiva è che è arrivata la vittoria, sicuramente. Però ha riaperto, a mio avviso, molte di quelle perplessità che si avevano prima, soprattutto in questo caso Ferrari, che non si riesce a chiudere, perché insomma, gioca o non gioca, alla fine segna sempre, perché credo che la categoria non è che ce ne siano molti al suo livello. E Di Campri ce lo diceva dall'inizio della stagione, ricorderai quando sì, certo. Ci fu certo, su Ferrari, un discorso di opinioni diverse. Guarda, nemmeno lo conosceva molto, voglio dire, insomma. E quindi questo credo che sia stato un po' il mistero dell'intero campionato, questa utilizzazione a singhiozzo di Ferrari, che è il vice capocannoniere del girone. E poi, che so, è emerso pure questo nervosismo a fine partita, cioè l'uscita di Frascatore dopo il gol lascia anche un po' perplesso quello che può essere questo. Però lui ha detto che non era rivolto all'allenatore, insomma, a un compagno di squadra. Questa ognuno dice quello che fare, però l'impressione è quella. Quindi la speranza, resta la speranza, perché è chiaro che la partita di domani è direi decisiva su quello che può essere il piazzamento del Pescara. Augurarsi che appunto insomma queste perplessità che sono riemerse vengono scongiurate da una prestazione diversa, insomma, rispetto a quello che abbiamo visto, perché questa veramente è la partita del fine stagione, è questa, non ce ne sono. Allora, prima ho detto il difensore di Auteri e Dino Zampacorta, non perché abbia bisogno di qualche protezione particolare il tecnico, ma perché tu all'inizio della stagione proprio in questo studio avevi detto dobbiamo avere fiducia nell'allenatore, che sbaglia anche qualcosa, però vista la sua esperienza ci può portare lontano. A distanza quindi di tanto tempo, a 7 giornate dalla fine, ritieni che insomma, la società ha fatto bene a dargli fiducia, a tenerlo fino a questo momento? No, io mi ricordo esattamente quello che ho detto, che era già condito anche di altre cose, perché già si cominciava un attimino a discutere, a disquisire su risultati e tutto quanto. Venivamo alla retrocessione, se è stata fatta una campagna acquisti e più che altro ripulisti non totale, c'erano delle difficoltà, e il mister ha fatto un inizio buono, poi ha avuto le sue problematiche, come diceva in campo, prima, sì, e fuori dal campo. E il problema secondo me è questo, certo, dare fiducia all'allenatore non è che possiamo cambiare, abbiamo cambiati 27.000 in 5 anni e non mi sembra che i risultati siano stati confortanti. Proprio quindi, per questo molti dicono allora perché non è stato cambiato Terry rispetto ad altri tecnici che forse sono stati perché forse sei sbagliato, si impara, potrebbe essere, no? E le situazioni non è che cambi un tecnico così giusto per cambiarlo, ma comunque a prescindere da quello, io non sono difensore di nessuno. Io ho detto che, e lo ribadisco, lo dissi all'inizio campionato, non proprio all'inizio, dopo 3 o 4 partite in cui c'erano dei mugugni, la posizione in classifica del Pescara, la gente pensava che fosse la Ternana dell'anno scorso. Sì, e io ho sempre detto, ma non solo in questa sede, che il Pescara era una buona squadra, non un'ottima squadra, e non era l'ammazza campionato. Il Pescara ha però una non classifica. Può essere la quinta forza del campionato. Assolutamente, infatti siamo lì a lottare per la terza, quarta posizione, che secondo me è quella che meritiamo. Poi, quando arriveranno la regular season, i playoff, chiamiamoli così, sì, lì inizia un altro campionato. E chi ci arriva fresco, e io sono molto fiducioso su questa cosa. In base a che cosa lo dici, scusami? E su quello che perché mi raccontano. Sei un veggente, no, su quello che in base a che cosa lo dici, scusami, Dino, ognuno può dire quello che vuole. Se fai domande ti faccio la risposta. No, posso fare il tuo avvocato in questa grazie, sei avvocato. È l'unico che può rispondere come avvocato. Dica, avvocato, dica. Posso dirti che Auteri ha un metodo di preparazione molto duro e intenso, e questa preparazione, questi sistemi di allenamento durissimi premieranno in primavera, e questo è successo sempre nella storia di Auteri. E quando ci è arrivato? Quando ci è arrivato, ah, ecco. Però arrivare in questo caso ai playoff penso per il Pescara non ci è arrivato perché non è stato esonerato, diciamo. Sì, voglio dirti così, in questo momento il Pescara credo che i playoff li andrà a disputare quasi sicuramente, no, sicuramente è inutile dirlo, sì, dipende dal tipo di posizione, però ti dico così con
Ecco, a livello di preparazione, quindi siamo sulla buona strada. Io volevo rispondere a Totò, che sì, come sapete ho rapporti con i calciatori, anche con lo staff, con i preparatori, e all'unisono ho sentito dire che loro fisicamente stanno bene. Sì. Quindi è chiaro, quello che mi dicono loro, poi non è che vado a correre al posto loro, da qui viene questa mia fiducia, poi facciamo i problemi. Però contano anche altri fattori. Contano, invece no? La cosa che mi preoccupa, volevo dirlo, che, perché Sassuolo difende Autier, io non difendo nessuno, perché Autier è stato anche attaccato pesantemente da me, e tanto che mi fece una battuta, un giorno sapete che lo incontro spesso, e mi fece una battuta e dice che c'hai, come, cioè, voglio dire, quello che penso io dico, vabbè, sono, diciamo, amato o odiato per questo, quello che penso di, quindi difendo nessuno. Autieri ha dei modi di fare che sono tutti suoi, può piacere o non può come piacere. Come ognuno di noi. Sono tutti suoi, sì, ma sono, io parlo ovviamente non fuori dal campo, sono tutti suoi, cioè non va a compromessi, e quest'anno ne ha dovuti fare troppo di compromessi, per vari motivi. E poi voglio dire una cosa, la società a gennaio, secondo me erano 10 anni che non si muoveva bene, gli ultimi 10 ha fatto disastri. Secondo me in questo momento è molto bene. Beh, gli forse ultimi per... gli ultimi 10 no, voglio dire. Vabbè, forse per ultimi 10 no. Forse ho esagerato. Forse ha fatto forse 2 anni che si è allenato. Qualche errore estivo però. Ma gli errori estivi, adesso non torniamo sui soliti, non è uscito Galano, non è uscito quello, non è uscito quello. Non mi riferisco, cioè, non si, non, mi cioè... riferisco forse a Rizzo. Beh, ragazzi, ma quante volte nella vita ognuno di noi ha fatto degli errori? Ancora di più lì, nessuno poteva pensare che Rizzo era quel Rizzo lì. In primis si penso loro che l'hanno preso, no? È chiaro che si fa un errore e hanno rimediato. Fino ad oggi hanno rimediato bene. Molto poi bene. Va a finire che Pontisso si addormenta alle prossime 3 partite. Ma, no, ha Donato, ma anche Deriso, hanno cambiato il volto della squadra. Su quello sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Deriso e Pontisso. No? Però lui diceva, Donato, la squadra può arrivare fisicamente in ottima forma ai playoff, però contano anche altri fattori, cioè a parte la fortuna, cioè la tattica nell'affrontare le partite, le scelte iniziali. Ma sembra che adesso abbia avuto una consacrazione definitiva la sua idea di gioco. Sì, consacrazione definitiva, però a Olbia tu sai bene che la squadra ha deluso. Sì, però, però posso dirti anche che se delude ad Olbia e a Modena fa una partita gigantesca dove non avrebbe meritato, vero, avrebbe meritato molto cioè, più anche ed è proprio pareggio. Adesso io non so quanto possa parlare perché vabbè, ed è proprio questa quella che io volevo dire, cioè da una prestazione a Modena dove eravamo al gelo, ti ricordi, no? Ma che ci siamo scaldati vedendo il Pescara che sembrava una capolista con 20 punti sul Modena. Poi io vedo, ho visto solo il primo tempo, poi il secondo me lo sono rivisto perché avevo degli impegni sabato, vedendo la prestazione molla. Io credo che di Olbia del primo tempo, che è stato detto che c'era del vento molto forte, che ha influito tantissimo, cosa che io non sapevo. 2-3-4 hanno un attimino riferito, insomma, che prestazione un pochino scialba, però mi dicono che il secondo tempo sono stati anche onesti chi mi ha raccontato che sono stati fortunati a far gol al 96esimo. Però vediamo il secondo tempo, io però non l'ho visto, quindi non ne posso parlare. Il calcio è bello perché ognuno lo vede come io. No, io non l'ho visto. No, ma ti voglio dire, il calcio è così, avremo 5 opinioni. Che volevi aggiungere? Ma guarda, volevo aggiungere che il problema del Pescara è che fa partite buone come Modena e fa delle partite direi disarmanti come è stata per di Olbia, dove non ha fatto un'azione, dove non ha costruito nulla. Al di là del vento non ha costruito un'azione, e poi ha avuto, lo posso dire perché è stato detto a Sanremo, un colpo di culo che è un po' più della fortuna. Ha trovato un gol, diciamo, però precisiamo che non è stato un anno fortunato per il Pescara. Ma infatti l'allenatore ha detto adesso, ha detto, diciamo che il Pescara è fortunato perché ti sto dicendo a Olbia Autieri ha detto in conferenza stampa il calcio dà, il calcio toglie, sono d'accordo, è andata bene, io sono felicissimo di questo perché questo è proprio un gol che magari ti può cambiare la stagione, perché tu perdi a Olbia, non pareggi, perdi a Olbia, puoi perdere perché hai fatto una partita brutta, invece l'hai vinta e sono quelle partite che magari ti cambiano la stagione. Però devo dirti che il problema vero è che si costruisce poco, cioè tu arrivi, fai fatica a arrivare in porta, poi se tu togli Ferrari, questa squadra è proprio è inutile. Ferrari siamo tutti d'accordo. No. In che senso? Ma come dico, no? Scusami. Ma come no? Come allora, fai a dire di no? Però, no, però voglielo dire. Dimmi. La sua opinione. Poi la contestiamo. Poi non so se lui, anzi ti invito a dirmi se sto dicendo stupidaggini. Allora l'allenatore, non solo l'allenatore, c'è un allenatore, c'è un secondo e c'è uno staff tecnico, hanno il polso della fisicità, della
dell'agonismo, del calo di fiducia tutti i giorni. Certo. Se Ferrari è stato messo, attenzione, Ferrari è un grande amico mio, nonché mio cliente assicurativo. Lasciamo perdere. Quando nessuno difende, è un mio amico, Ciarnigoni non lo conosco, e questo è un mio amico. Ma Ferrari è stato messo al 10° del secondo tempo, ha fatto gol. Ovviamente anch'io, a bocce ferme, ma perché non fa giocare sempre Zorare? L'unico che fa gol, fa 13 gol. Ma abbiamo una controprova se avesse giocato dall'inizio, visto che fisicamente so che ha bisogno un po' di respirare, e poi ci abbiamo il Cesè e poi ci abbiamo il Teramo, le cose vanno viste a 360 gradi. Qui è facile parlare. No, ma posso, la tua idea. Fammi replicare. E poi io ti sto dicendo che Ferrari è un giocatore che deve attualmente giocare, stai dicendo tu. No, sto dicendo che è fondamentale in questa squadra. Che deve giocare, lui ci non è che deve giocare titolare. Cioè, deve giocare perché lui è lui forse l'unico il portiere. Drudi quando c'è Pompetti e Ferrari, cioè sono imprescindibili a questo punto. Ma perché Pompetti non sta molto bene, adesso, sai, però. Ma adesso anche Pontis. Scusa Totò, Donato. Allora, quando io ho visto la formazione a Modena, un dubbio mi è venuto. A Modena o a Olbia? A Modena. Quando Ferrari non era in campo. Sì. Allora, se tu hai il capocannoniere del Pescara, Dino, mi dispiace. Sono d'accordo. Ma devi giocare sempre, soprattutto in queste partite. Sono d'accordo. Perché su quello di Modena sono d'accordo. Nonostante l'attaccante nuovo che è arrivato, Cernigoi abbia fatto un'ottima prestazione, purtroppo la porta Cernigoi non la vede mai. Quindi chiaramente, poiché è stato preso Cernigoi nel roster della Pescara Calcio, è giusto che si dia fiducia anche ad altri giocatori. Certo. Ma qua mi rifaccio alle parole del buon Antonio De Leonardis. L'unica cosa che rimproverò al mister è che una formazione tipo la deve avere, cioè deve dare delle certezze a determinate persone. Come? Cioè, Ferrari in questo momento non può essere messo in discussione. Se tu lo fai andare in panchina e fai giocare Cernigoi nella partita più importante della stagione, vuol dire che gli imputi qualcosa. Da quello che so io ti posso garantire, con il loco io ci parlo tutte le settimane. Appunto, allora tu sai che non è in discussione con il loco. No scusami, però mo intervengo. No. Il problema non è quello di domenica, è che da quando è arrivato Cernigoi ha giocato più di Ferrari. Sì. Vedete i minuti, vuol dire, questa è una cosa inconcepibile secondo me, al di là delle capito cosa vuol dire, anche perché il loco con tutto il rispetto per Cernigoi però non ha nessun tipo di problema. Si allena regolarmente. Ma certo. Ha avuto un problema all'inizio perché non aveva fatto il ritiro, adesso si è assestato. Io credo che la fiducia al giocatore più importante, che è il capocannoniere del girone, gliela devi dare, ma perché i giocatori lavorano. Sapete quante partite mancano, se Dio vuole, prima di tutto fino alla fine. Anche per gli altri questo discorso, anche per gli altri. Tutto fatto di giocare tre partite vale per questo tutti. Fatto un ragazzo non è in discussione. Ma, scusa, la maglietta Dino, numero 9 mi rivolgo a te, che io sappia un ragazzo è in discussione, la gestione del minutaggio è in discussione, perché per arrivare mai titolare. Adesso Andrea ci farà anche il calcolo degli ultimi, scusa, delle ultime partite, quanto ha giocato Cernigoi e quanto ha giocato Ferrari. Francesco, ma il giudice il campo bravo, il campo, il giudizio insindacabile lo dà il campo. Allora, se tanto non credo che il problema del Pescara in assoluto, quando mancano 7 giornate alla fine della stagione, sia gioca Ferrari o non gioca Ferrari, gioca quello o gioca quell'altro. Uno, ma invece è un problema. Il capocannoniere deve giocare sempre, a meno che tu non lo hai visto male per l'intera settimana, ma qui si apre un discorso che ci porterebbe all'infinito quando si dice che l'allenatore ha il termometro perché ha visto la squadra tutta, ha seguito i giocatori tutta la settimana e poi fa la formazione e può sbagliare lo stesso. E mica è un computer, e ha sbagliato diverse volte. Uno più uno. Due, riprendiamo il vecchio discorso: una formazione, ossia dove Auteri è colpevole, tra virgolette, è quando ha cominciato a lavorare in un determinato modo sul piano tattico, è tornato sui suoi passi, poi è tornato di nuovo sui suoi passi. E dopo nelle scelte singole durante la settimana. Attenzione, se siamo convinti, come diceva all'inizio Dino, che questa squadra, tolto Reggiana e Genoa, era Modena, la migliore del campionato, tolto quelle due, e quindi se tu fossi stato oggi
terzo in classifica, il Cesena al posto tuo, 5 punti dietro. I discorsi credo che sarebbero stati diversi, perché avremmo visto una realtà in campo diversa. Però se non il campo... lo vedo convinto, Dino, che scuota la testa. No, vabbè, io non devo convincere nessuno. No, 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 c'è una cosa bellissima, il calcio è bello perché ne possono parlare. No, il calcio è bello perché mi scrive ognuno può... allora, sì, bravo, bravo, no, no, bravo, ognuno può dire quello che vuole. Il campo, cosa ha detto fino ad oggi? Ma il campo fino ad oggi ha detto... E quindi fammi solo dire una cosa. Idee perché sta dicendo cose giuste tutte quante, però volevo dire una cosa. Sì. Il Pescara, che sia 3-4-3, che sia 4-2-3-1, che sia 4-3-3, ha bisogno del centravanti. Siamo d'accordo? Sì. Ne abbiamo due, uno Cernicoi e uno Ferrari. Se uno dei due si fa male, a lungo termine, basta in questo momento uno strappo e stai fuori due mesi, noi andremo a fare... Va bene, la parte Dino, ma questo finale, vale per le squadre che fanno le allora ci può stare una gestione o no? Dino, Dino, no, però tu non puoi, no, scusami, ci siamo. No, no, scusa, fammi replicare. Non ci siamo, non interrompo nessuno. Velocemente, Dino adesso, questa sì, sera, scusami, è fuorviato, perché evidentemente ha parlato in termine positivo, per l'amore di Dio, e mo dopo te lo dico, vuol dire che Dino ha parlato con qualcuno dello staff tecnico, l'ha fatto capire, che gli ha detto: noi Ferrari lo dobbiamo gestire, lo dobbiamo coccolare, lo dobbiamo, perché non è in grado questo, a questo punto della mezza di fare i 90 minuti. Tu l'hai detto, scusa, tu non puoi gestire. Perdonami. Di gestire, ho detto, sì, scusami, ma tu non puoi gestire un ragazzo. Sei in grado di non fare 90 minuti, 26. Lo gestisci facendolo giocare. Ma tu non... se si può far male. Scusami, non puoi, perdonami, gestire un ragazzo del genere che sta bene, come Real Madrid gesteva Santillana gli ultimi 20 minuti o il decimo nel secondo tempo. Perché non lo puoi fare, perché tu lo demotivi. Lui entra e è sempre in forma, ma non è una gestione, cioè non è un giocatore di 35 anni che entra e ti fa. Fammi dire una cosa. È importante che avete ragione. Pescara ha vinto. Ha vinto il primo gol del Pescara, se dici chi ha vinto sta partita, allora io mi permetto di dire che tu di calcio non ce l'hai fatto. Ma dai, se tu dici che abbiamo vinto sta partita, vuol dire che di calcio capisci poco. Allora io ti dico: l'ha fatto Ferrari in macchina. Quindi è stato un grande mister, l'ha messo il momento giusto. L'ha messo il mondo giusto. Allora, scusa, intanto se lui ha azzeccato il cambio, evidentemente ha sbagliato la formazione iniziale. Non si scappa, Non si scappa. Non funziona. No, no, funziona così. Ragazzi, Vita l'aveva perso, l'ha messo Sanchez, ha fatto gol. Scusami. Adino, ma che dici? Dai, fa l'avvocato, fallo fare a Donato, che è veramente avvocato. Ma tu fai l'avvocato difensore, mi sembra fuori luogo. Poi il problema che viene rimproverato, almeno da parte mia e credo dalla stragrande maggioranza, è proprio la gestione della squadra che lui ha avuto dall'inizio del campionato. La gestione è stata qualcosa di orripilante. Poi dopodiché poi puoi dire quel che quindi ti pare. Quindi viene da pensare che tu fai parte di quelli che il Pescara l'ammazza campionato. Perché ma fa l'ammazza campionato? Con me, siamo terzi, quarti, messi. Dino, non ho la controprova, ti sto dicendo che la gestione, secondo il mio punto di vista, è stata fallimentare. E te lo dimostra tutto il tuo punto di vista. Non ti sto dicendo che avrebbe dovuto. Non dicono questo. Sicuramente non è una squadra che può stare a 16 punti. Assolutamente no. No, ci sono 6-7 punti in più di quelli giusti. Andrea, allora Cernicoi Ferrari, come stiamo a minutaggio? Allora, siamo così. Cernicoi 393 minuti, Ferrari 396. La statistica prende inizio da quando Cernicoi è diventato un giocatore del Pescara. C'è da dire che prima della gara con il Siena c'erano 40 minuti in più per Cernicoi, ovvero 336 contro 296. Poi contro il Siena Ferrari ha giocato 67 minuti, Cernicoi è rimasto in panchina, non era al massimo. A Olbia 57 minuti Cernicoi, sostituito poi da Ferrari, quindi 33 minuti, di conseguenza siamo lì. Quindi 390... 3 minuti in più ha giocato Ferrari con una siamo differenza lì. Però sì, di gol. Sì. Siamo lì. Sì, siamo lì a livello di minuti. Scusami, ma è una. Scusa, quanti gol ha fatto? Scusami. Di Campli. Posso chiedere. Donato, sì. Posso dire una cosa? È completamente sbagliato. Cosa? È sbagliato perché quando tu costruisci una squadra, c'è. Lo 2, lo 3, lo 5, lo 7.
titolare. Il titolare è la riserva. E certo, in questo caso Ferrari non è considerato un titolare. Non è considerato un titolare. Che già non è così. No, io ti dico che non è considerato un titolare. Donato, Ferrari. No, fammi dire una cosa. Mi senti una cosa del genere? No, per avvalorare la tua tesi, Ferrari, il girone d'andata, è entrato sempre dalla panchina, ha preso il posto, ha diventato il titolare verso le ultime 3-4 partite. Quindi lui non l'ha visto, giocava De Marchi prima. Poi dopo la De Marchi. Andiamo a sentire Lauteri. Chiedo scusa, velocemente, troppi cambi settimana dopo settimana, cioè, e adesso il problema è diventato Ferrari, ma il problema è dall'inizio. Ma non lo so, il calcio ti toglie e ti dà, ma alla fine complessivamente nell'arco di un campionato si raccolgono meriti. Io a me non piace lamentarmi, però proprio l'altro giorno guardavo le ultime, soltanto quelle con Entella e Cesena, partite in cui noi, vabbè, per quello che abbiamo seminato in campo, una avremmo dovuta non perdere, l'altra avremmo dovuto vincere, saremmo stati terzi, quindi alla fine tutto si riequilibra, è importante non avere atteggiamenti da vittima o negativi perché servono a poco. Lo Ferrari è un giocatore che lo sapete, adesso giocheremo 3 partite in 7 giorni, lui spesso ha alcune problematiche così piccole fisiche, dopo le gare finisce, ho preferito fargli fare meno tempo, meno minuti oggi per averlo martedì in casa. Allora, problematiche a Ferrari. L'ho detto lui. Lo sforzo più forse di un altro che ci ha 22 anni. Allora il mister secondo me lo sta gestendo, perché ci tiene talmente tanto a gestirlo, secondo me, che lo vuole fino all'ultimo partito dei playoff. Abile. Possiamo dire che Ferrari sta salvando Auteri? Anche Andrea, certo, Pescara farà un lungo percorso nei playoff, lì si giocherà, soprattutto se il Pescara dovesse partire il 1° di maggio, una partita ogni 3-4 giorni, e a quel punto? Benissimo, a quel punto continuerà la gestione, ma siccome sono partite secche, è lì che deve decidere chi è il 9 e chi è il 18. È semplice. Se facciamo un passo a ritroso, gestione, c'è il rischio che sia riserva anche in diverse di quelle partite che sono decisive. Certo, Andrea, io non so. Perché le distanze tra le partite sono molto ravvicinate, quindi quelle problematiche se le ritroverebbe anche Andrea, in quel contesto. Andrea, le partite a scontro diretto, almeno secondo me, hanno tutto un'altra storia. Sì, però ogni 3 giorni ugualmente si gioca. Ho capito, ma hanno un'altra storia, tu sei fuori se perdi. Quindi a questo punto, se tu pensi che l'attaccante che ti possa dare più garanzia sia Ferrari, lo fa giocare il sabato, il mercoledì e il sabato. Allora, perché Donato all'inizio della stagione c'era un po' di scetticismo? Perché all'inizio c'era scetticismo? Chi sarà il bomber del Pescara? Sarà De Marchi? Sarà Ferrari? In effetti Ferrari è stata un'autentica sorpresa un po' per tutti, tranne per chi come te lo conosceva da tempo. Solo per Pennese. Però Pennese, non solo Ferrari, diceva che non aveva la batteria da attaccare. Cioè, 14 gol sono tanti. Non aveva l'attaccante. Veramente campionato, De Marchi e Ferrari erano sconosciuti al 99% delle persone andavano allo stadio. D'accordo. Cioè, proprio tranne che detto i lavori. Ti parlo di quelli, parlano dei quali, non sapevano né dove giocavano, né chi erano, né da dove venivano. Questo non può essere. Lo dico per certo. Non può essere. Tranne che detto i lavori. Ti aggiungerò che la cessione di De Marchi per far posto al Cerrigo è stata un'altra fesseria. Secondo me sì. Ma certo, ma allora ripeto, la gestione di questo allenatore è stata allucinante. Sì. Allora, dica. Ma quando c'è un attaccante che vuole andare via, come lo tieni? Scusami Dino, fammi chiedere. Se De Marchi vuole andare via, come lo tieni? Ma lo tieni, ma che dici? Ma che stai a dire? No. Che stai allora, a dire? Sta sotto contratto, lo tieni. Cioè. Di Capri, perché questo Ferrari non è esploso? Sta a fare la riserva pure là. Ha fatto 15 gol, un anno, aiutami. Siccome ero io il procuratore, ero io il procuratore, quindi lui faceva il contratto a Napoli e il Napoli lo girò al Bari. Scusate, lo girò al Bari. Il problema del Loco è che lui ha necessità di allenarsi prima di iniziare i campionati, e da quando è stato trasferito a Napoli non ha mai fatto il ritiro. Ha fatto il ritiro un anno a Castel di Sangro, però gli facevano fare il torello a fine partita, niente. E quindi anche quest'anno praticamente non è partito per il ritiro, quindi lui il ritiro non lo ha fatto completamente. È una bestia di 1,90 m, con una struttura fisica importante, è arrivato qui a Pescara praticamente senza benzina, quindi ha dovuto rifare completamente la preparazione, rimettersi in moto. Ma sulle sue qualità balistiche vede la porta come pochi. Se gli capita la palla la mette dentro, non ce ne sta per nessuno. Ecco, c'è la possibilità che Pescara possa riscattarlo? Ma da quello che so, credo che Sebastiani si sia tutelato con
con il Napoli, credo che ci sia un automatico acquisto in caso di promozione in Serie B, ma credo che abbia un diritto di riscatto. Sicuramente Sebastiani non valorizza giocatori di altre squadre. No. Va bene, sono le 21:30 minuti, aggiornamenti Andrea dai posticipi? Non me ne sono, Lazio-Venezia sempre sullo 0-0 e per quanto riguarda il posticipo di Serie C anche lì 0-0 a Salò tra Feralpietrestina. Tra qualche minuto torneremo in studio, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:37 minuti, Andrea, ci sono novità? Non ci sono aggiornamenti. Nessuna. No. Allora, abbiamo parlato finora delle problematiche con Ferrari, nell'ultima parte entreremo nel vivo di Pescara Cesena.
Ora rimandiamo in onda un passo dell'intervista realizzata dal nostro Paolo Renzetti ad Olbia con il presidente Sebastiani per due argomenti che poi commenteremo in studio. Presidente, nei prossimi giorni potrebbe arrivare questo deferimento di cui tanto si parla e lei ha sempre detto di essere tranquillo, lo è ancora oggi? Ma lo ribadisco che siamo tranquilli, abbiamo piena fiducia nell'operato della Procura Federale, ma noi abbiamo tutte le nostre spiegazioni a tutto quello che probabilmente ci verrà contestato, perché lo ribadisco, noi scambi di figurine non ne abbiamo fatte. E abbiamo tutti quanti i giocatori che sono in attività e stanno giocando, e poi voglio dire, quando si parla di giovani bisogna stare attenti, perché poi se fra due anni magari qualcuno di questi diventa un fenomeno, che facciamo? Ci riprendiamo il deferimento o facciamo il contrario? Mi sembra che anche il presidente federale si sia espresso in un'intervista ultima dicendo appunto che non è semplice valutare i giocatori, oggettivamente non lo è, perché soprattutto quando si parla di giovani, se prendiamo i giornali specializzati tipo Transfer Market, quello a cui fanno riferimento un po' tutti, troviamo magari dei valori fuori mercato di giocatori che hanno 35-36 anni che non comprerà mai nessuno, e poi magari io mi ricordo che Torreira in quel periodo valeva 50.000 euro, mi sembra che sia stato venduto poi a 30 milioni, quindi chi è che ha sbagliato? Si aspetta un'ammenda quindi? No, io non mi aspetto nulla, perché non abbiamo fatto nulla, quindi non mi aspetto nulla, ci difenderemo fino all'ultimo grado di giudizio. Per chiudere, Presidente, questione società, insomma Pescara prossimo a diventare americano ad aprile, tra qualche giorno, tra qualche settimana? No, io mi auguro che sia prossimo intanto ad avere una nuova proprietà, poi se sia americana, italiana o inglese lo vedremo spero nei prossimi giorni. L'importante è che arrivi qualcuno o qualcun altro, perché obiettivamente, come ho sempre detto, credo sia arrivato il momento di cambiare, di fare un cambio di marcia, e soprattutto anche da parte mia, che sono 13 anni che, al di là di quello che pensa qualcuno, faccio sacrifici per questa società. Se siamo ancora qua non è che lo devo, lo dico con orgoglio, e il merito è del sottoscritto. Saranno americani i nuovi proprietari a Pescara? Paolo, ma se sono americani e italiani che vi cambia? L'importante è che ci siano i nuovi proprietari seri, soprattutto seri. Allora, due argomenti diversi. Il deferimento dovrebbe scattare, vorrei sentire Donato Di Campli, che da anni è un uomo mercato, poi anche Dino Zampacorta. Circola questa voce che il Pescara potrebbe essere penalizzato, il presidente Sebastiani continua a dire di essere tranquillo. Come la vedi, Donato? L'ho detto scusate, però sembra che stavo detto qualcosa di personale fuori. L'ho detto prima e lo ribadisco anche adesso: se il Pescara è ritenuto colpevole, facciamo una precisazione, perché l'indagine è partita per tante società, poi alla fine soltanto Pescara, Parma e Pisa hanno preso il comma 2. Con il comma 1 si rischia soltanto una multa, no? No, su questo bisognerebbe chiedere. La domanda è perché noi 3 e il 2 e gli altri pur 3 e 4, 5, 6. Ma quello che stavo dicendo. Allora, io non rispondo. Stavo dicendo che se Donato, il Pescara dovesse essere ritenuto colpevole, allora qua c'è qualcosa che non torna. È tutto il sistema calcio che deve essere condannato. A mia conoscenza, non dico tanto, l'80% delle squadre esistenti in tutto il panorama professionistico hanno fatto plusvalenza. Quindi se bisogna trovare il colpevole nella Pescara Calcio, allora abbiamo sbagliato completamente indirizzo. Dobbiamo condannare il sistema calcio, allora le regole come sono scritte, allora sì. Il problema fondamentale è, fin quando non c'è una regola che dice così, che le plusvalenze non le puoi fare, e queste regole, questa regola qua non è scritta sul codice di giustizia sportiva. Cioè il deferimento potrebbe avere la base. Comprendi quello che vuoi. In questo momento la valutazione di un giocatore non c'è scritta sul. Su questo siamo d'accordo. E allora, fin quando tu non disciplini questa cosa dal punto di vista regolamentare, il fatto che queste plusvalenze siano servite
per il bilancio e quindi eventualmente per l'iscrizione al campionato. Enrico, sto dicendo una cosa propedeutica a quello che dici tu, cioè nel senso così, fin quando non c'è una regola che indica come calcolare il valore di un giocatore, tu non puoi assolutamente dire nulla. Io un ragazzo non di 13 anni lo valuto, ho capito, 3 sì. milioni allora, di euro, l'indagine... come vuoi dire a me? Bravissimo. O no? Allora l'indagine non dovrebbe partire se fosse così tutto semplice. No, non è. No, 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 allora, non ho detto che è semplice. Non ho detto che è semplice. Io ho detto così. Se la giustizia sportiva, in base agli attuali regolamenti, riconosce la Pescara Calcio colpevole degli addebiti ascritti ad essa, allora tutto il calcio italiano deve saltare in aria. Non ci sono altre soluzioni. Posso. Dino. Scusi. No, ma io. Allora, ha detto cose. Cioè, allora, secondo me. Di questo ridevamo prima, eh? Cioè la domanda non è se il Pescara è da condannare o meno, cioè lui ha detto se condannano il Pescara devono condannare tutto il mondo del calcio, quindi che c'è Marciù è chiaro, altrimenti no, ma lo sanno tutti. Ma io credo che molte persone che ci ascoltano da casa, perché alla fine se siamo qua è per parlare a chi ci ascolta da casa, perché poi me lo trovo spesso in giro, mi chiedono, no, storia delle plusvalenze, no, Samarà è plusvalenza, ma non sanno che significa. Ok, è giusto, vanno apprezzati, mica tutti sanno. Allora, io ho una macchina, questa macchina su quattro ruote vale 50 o 60 mila, quello ti dà un'indicazione. Se io, poi trovo Francesco Di Francesco che dice alla tua macchina io ti voglio dare 100, allora, quanto vuoi? 150 mila, e lui me li dà... Io li prendo, dove è l'irregolarità? Aspetta, ecco, appunto, se io però sta macchina la scarico, la porto in bilancio a 150 e ci faccio una plusvalenza perché l'ho pagata a 50, e là c'è qualcosa che non va. No, no, la privata possiamo fare quello che ci vuole. Non c'è nessuna regola che allora, dice. E perché non ce la puoi portare in bilancio? Scusami un momento. Scusa. Tu c'hai quella macchina, fa parte del tuo parco macchine. No, però della, tu capisci che chi andiamo a raccontare con una macchina che vale 50, me l'hai pagata 150, però penserà vedi, o che sono affaristo che tu sei deficiente. Stai fremitando. Che vuoi dire che fremi tanto? Che a me questa cosa fa paura. Perché quello che dite voi è vero. Ed è questa la mia paura è questa, vale. Che non essendoci una regola il giudice la interpreta un po' come vuole lui, esatto. Perché non c'è, e questo mi fa paura, perché non essendoci la regola andiamo ad un giudizio, e quando vai ad un giudizio aspetti una sentenza che molte volte non è quella più comune ma è quella più sbagliata. E ti faccio un esempio, ti faccio una domanda, scusa, ti prego. Dimmi quale sentenza è uscita prima di questa del Pescara sulle plusvalenze. No, beh, al di là, al di là uscite sul zero, sul Cesena, zero. Fa. Però come andava a finire? Una cosa. Cesena è stato penalizzato di 15 punti, ma bravo, aveva una situazione debitoria. Bravo. Là invece la e ti dirò di più. Là c'è stata una bancarotta, sì, che poi si è verificata sia certo, bancarotta a Cesena che poi fallimento del Chievo. Sì. Qua non stiamo parlando di bancarotta. No, non per, qua significa, per dire che le situazioni sono uguali. Là significa occultare uno stato fallimentare, che è una cosa completamente diversa. Per quello dicevo, queste plusvalenze possono essere evidenziate per un eventuale... Là addirittura c'è stata anche la truffa, quindi l'artificio, il raggiro, okay, altre cose del genere. No, volevo dire questo, okay, praticamente come dice Donato, il problema della plusvalenza è soggettiva la valutazione che ognuno dà, il problema è proprio quello, cioè questa possibile truffa sta sul fatto che tu non puoi sindacare sul valore, cioè andiamo a meno... Non c'è una regola. Esatto, cioè il problema è quello, cioè nell'insieme è stato creato uno strumento che è una specie di truffa, perché, però che tu non puoi provare, questo è il problema. Andrea? Non puoi provare, no, se non vogliono. Volevo chiedere a te, soggettiva, per quelle che sono anche le sue esperienze, visto che lui viene dal mondo a Donato, sì, Di Campri, che tipo di giustizia è quella sportiva? Perché insomma a volte c'è il rischio che il verdetto possa sapere un po' di, tra virgolette, di politico. È una giustizia groviera, perché non ci sono regole certe, e quelle poche regole certe sono interpretate a seconda di ogni giudice, sezione anche di disciplinare. Potete verificare che i giudizi cambiano dal primo grado fino all'ultimo grado di giudizio, ci sono interpretazioni varie, perché il codice deve essere assolutamente interamente riscritto con regole certe
certe e senza interpretazioni. Donato, avete visto sì. sul concetto. Quindi tu dici quello che dico io? No. Sì, perché non vedi che se ci sono giustizie diverse tu vai in mano, quindi io non sarei molto tranquillo perché vado in mano a qualcuno che giudica qualcosa di incerto. Assolutamente sì. Caspita. Sto non parlando è... di giustizia. Giustizia, ho capito. Quindi io non starei così tranquillo perché posso prendermi da zero a tot. Quando è Donato... il Merino nessuno è tranquillo. Andrea? Donato, cosa potrebbe succedere qualora il Pescara venisse deferito e successivamente sanzionato con una penalizzazione? Allora, una penalizzazione di primo grado ad aprile va a incidere sulla classifica non essendo un verdetto definitivo. Cosa potrebbe succedere? Guarda, come ha detto Enrico, gli è stato al Pescara l'articolo 2 che prevede anche la penalizzazione, però come pena massima, quindi c'è una pena massima e anche la retrocessione. Sì, vabbè, voglio dire così, come voglio dire così. Non credo che ci siano gli elementi per la retrocessione, assolutamente. In questo caso si dovrebbero, io credo che aspetteranno le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda il Pescara, perché aprile mi sembra una data però assoluta. Sarà un primo grado ad aprile. Sì, ma poi subito dopo l'appello c'è immediatamente dopo, quindi non passerà tanto tempo. Il discorso di Andrea per l'inizio dei playoff. Beh, esatto, anche qua il Palermo, se ti ricordi, ha finito, poi è stato squalificato, cioè dipende anche, cioè aprile. Dino, scusami Rick, Dino. Una cosa che volevo chiedere che è attinente, sicuramente tu la ricorda, non mi ricordo in che anno era, Salernitana Pescara ci stavamo scontrando per andare in Serie A, ci tolsero due punti il giovedì, noi eravamo costretti a vincere a Salerno, altrimenti ci andava bene anche il pareggio, abbiamo perso 2-0, il martedì successivo ce l'hanno ridati i due punti. Sì, non mi ricordo, ma di che stiamo parlando? Non era per di cosa stiamo parlando? Non era il problema. No, non mi interessa il motivo, ci tolsero due punti. Certo, mercoledì andammo a Salerno, dovevamo vincere per forza. Ma io mi ricordo che lanciarono per i playoff con di Livorno 2-0, quando... il martedì ce l'hanno ridati. Che non ci serviva più. È vero. Non mi ricordo che hanno. Però se tre squadre su tante, su un reato, chiamano reato, su una cosa, una situazione che fanno tutti, puntano tre squadre, la mia paura è che qualcosa prendono, perché generalmente non si smentiscono. Se su 10 squadre. Guarda, su generalmente non si smentiscono, io ritengo che la Procura Federale sia sempre smentito. Per il momento non è azzeccata una, quindi ma io su a partire da Pecoraro a quello che ci sta e sono riesce a prendere di più la preoccupazione, sì. mi cresce ancora di più la paura. Ti dico il deferimento della procura non deve preoccupare, deve preoccupare eventualmente il primo grado di giudizio e il secondo grado di giudizio, quelle sono le cose preoccupanti, non quello che dice la procura. Dire e poi cambiamo argomento. Io dico solo una cosa, perché in procura non è che ci sono giudici e altre cose, ci sono avvocati, certo, avvocati falliti o qualche pensionato. No, ma che... fammi replicare un attimo. Ma io ti sto dicendo che la paura è che non essendoci una regola va all'interpretazione di qualcuno, questa è la mia paura. Io dico solo una cosa, io sto tranquillo solo per un motivo, non certo perché è tutto pulito, però sono tranquillo per quanto riguarda i colori bianco-azzurri, perché qualora dovessero fare quello che menare, io penso che l'americano che ha preso il Parma, e non parliamo di Osimhen, non ne parliamo proprio, di più non dico. Ma il Napoli non ha avuto l'articolo 2, appunto. E questa è la cosa strana. Questa è la cosa preoccupante. Osimhen è stato piazzato a Napoli con uno scambio di 25 giocatori, mai andati a Lille. Proprio perché non ci sono riferimenti certi, è tutto in mano all'interpretazione del giudice, dell'avvocato più bravo. E delle esistono ancora le telefonate così o no, solo con cellulare? Delle telefonate che arrivano dall'alto e dal basso, e quindi all'interpretazione a tutti i re. Se siamo convinti che è un mondo poco pulito, se poi siamo convinti che parliamo del sesso degli angeli, allora sono tutti angioletti bravi. Totò. E siccome non lo sono, non c'è una cosa che funziona il calcio. La domanda di Totò a Donato e poi cambiamo argomento. Il sistema delle plusvalenze che cosa garantisce?
cioè come nasce, cosa garantisce. Ma il sistema garantisce la sopravvivenza di tante società in difficoltà. Quindi voglio dire, che succede? No, succede che questo regolamento... Vengono gonfiati... Sistemano i bilanci. Esatto, appunto, non è che sia una cosa molto corretta. Tecnicamente, c'è una voce di ricavo che va ad agevolare tra virgolette il risultato economico di, sì, di quell'anno sportivo. Sembra soggettivo, e i costi quando vengono sostituiti, cioè, ognuno vengono dice la sua, nel corso del tempo. Di Campli vale 10 milioni e invece lui vale 2 milioni. No, non c'è una regola che sta esatto. L'anno prossimo, se dobbiamo ribilanciare, facciamo al contrario. Esatto. Tutto partita domorò. Non è una cosa tanto trasparente. Parlo non c'è tanto un precedente per quanto riguarda il Pescara, che è del 2009, quando non ci fu la penalizzazione di 2 punti, la Procura federale aveva prosciolto la Delfina Pescara in merito all'irregolarità sull'acquisto del calciatore Cappai. Questa è l'unica situazione precedente che ha avuto il Pescara nel 2009. Che ci tolse dopo, ce lo direi dopo una settimana se non sbaglio. Mi ricordo che io avevo un amico giocatore del Pescara che dice: no, dobbiamo andare là a vincere, perché se non vinciamo anche l'ultima di campionato vincendo vincono loro con i 2 punti torti. Poi allora, secondo me dobbiamo andare di fretta, perché era giusto dare degli aggiornamenti che comunque non sono arrivati dalla Procura in giornata. Sul discorso societario vi siete già espressi, almeno Donato si è già espresso all'inizio, pensi che passi la mano Sebastiano? Passi la mano, se passa la mano c'è ancora dentro, secondo me. Quindi, passi la mano, adesso cioè, che ci dal punto di vista societario. Il cambio societario. Io credo che lui ha detto benissimo, se il Pescara è ancora vivo è grazie a lui, e questo purtroppo la piazza di Pescara non glielo riconosce. E vedendo anche tutta la situazione del calcio, parlo abruzzese in questo momento, dove non esiste più nulla, ma anche tante altre società in difficoltà, tant'è che sono dovuti venire dall'estero per rilevare le società italiane. Guarda Cesena adesso, guarda Genova, guarda sono tutti americani e cinesi, giapponesi. Dino, cosa succederà secondo te? Che Sebastiani avrà 100.000 difetti, ma è il presidente più vittorioso della Pescara Calcio. No. Con i numeri, no? Per quello che ha fatto in questi 11-12 anni, non da solo, insieme ad altri, poi è rimasto solo, quindi gli vanno dati dei meriti. Quello che gli è accaduto, le contestazioni e tutto quanto, macchine bruciate, insomma, non è una cosa piacevole, diciamo che forse si è rotto le scatole. Sicuramente non vuole mollare così, perché lui nel calcio gli piace, c'è dentro, ormai è appassionato e tutto quanto. E se dovesse accadere una cessione di quote, ma sicuramente in qualche maniera lui avrà sempre voce in capitolo, almeno per un periodo. Sì, ma anche detto farà da traino per un paio di anni, però secondo voi si concretizzerà questa trattativa? Credo di sì. Ma non Dino dice di sì, ma Donato... non adesso, perché adesso il Pescara che valore ha, sapete? In C c'è un abisso tra la C e la B, eh? C'è un abisso. Ci sono ancora dei mesi importanti, c'ha ragione Dino. Secondo me dobbiamo aspettare se torna, se, torna in Serie B, secondo me ha una pila anche però diverso. Se avete seguito l'intervista di Sebastiani parla di tempi ristretti. Sì. Totò e Francesco? Francesco, prima. Secondo me ci sono grosse possibilità, perché c'era grande volontà da parte del presidente di cederlo, comunque di trovare dei partner, tutto quello che vogliamo. L'unico problema è come finisce questa stagione, quando questi tempi brevi ai quali fa riferimento il presidente, che significa tempi brevi, una settimana, 15-20 giorni, un mese, 3 mesi. Totò? E poi per esprimersi così, scusami, per esprimersi così vuol dire nessuno meglio di lui sa come, a che punto è questo momento la trattativa, e quindi vabbè, dopo ce lo dici dopo com'è la trattativa, se no ce lo puoi dire anche adesso. Bravo, a che punto è la trattativa, e non è, stiamo parlando di una persona che ha dimostrato di avere di essere un presidente di grosso spessore anche sul piano umano oltre che professionale. Se parla così vuol dire che sa di poter parlare così, perché se le trattative fossero ancora in alto mare non direbbe a breve. Totò? Allora, la mia premessa è questa, che dai tempi di Vetta, cioè il presidente della mitica strapaesana, a oggi
L'unico presidente che non è stato mai contestato, unico su 24-25, è stato Caldora. Ma perché Caldora è rimasto in sella solo l'anno che ha vinto il campionato? Ha vinto e è andato via. Poi l'altra contestazione l'hanno avuto tutti qua, da parliamo di Scibidia, Oliveri, Galeotto, cioè ve li posso elencare. De Leonardi, tutti quindi. Sono stati contestati. A parte quella, la seconda è che secondo Marinelli. Tutti, ne saranno stati 25. Non si è contestato a niente, quindi mettete un po'. Però Caldora è stato un anno solo, ha vinto il campionato, poi veramente l'hanno defenestrato. L'hanno licenziato i suoi colleghi del direttivo. Quindi cosa succederà secondo te? No, secondo me, la seconda cosa è che secondo me Sebastiani, sono d'accordo con tutti quanti, voglio dire, se il calcio pescarese è in vita, lo deve soprattutto a lui, con i suoi limiti, con i suoi difetti, ma sicuramente è stata l'unica certezza che ha avuto il Pescara in questi 12 anni. La terza cosa che considero è che io non sono così sicuro della, come dice Sebastiani, che lo daremo sicuro a Mani, se non ci sono problemi, non avremo, avremo una gente seria. Questa cioè sull'affidabilità dell'interlocutore. Esatto, questo lo vedremo solo quando li conosceremo, proprio tornando a questa storia della storia di tutto il calcio, voglio dire, non è una cosa così semplice. Gli esempi, quello è l'aspetto più importante poi. Ma sai, Riccardo, la certezza su quelli che saranno gli eredi di Sebastiani io non ne ho assolutamente, sulla qualità. Per me ci sarà probabilmente una cessione della quota maggioritaria, ma lui rimane presidente, a parte che l'ha detto lui. Secondo me rimane presidente, non l'ha detto. No, però se resta dentro per lui rimane dentro, ma secondo me rimane comunque uno o due anni ancora. Scusate, i microfoni sono tutti aperti. Uno e due anni ancora. Per quanto riguarda il discorso che Donato ha detto del discorso del calcio abruzzese, questo è un problema a monte, perché quando c'è la distribuzione degli utili sia della Lega che dei diritti televisivi vanno sempre a favore delle squadre forti e sempre meno delle squadre più piccole, e quindi tutte le squadre medio tenderanno a fallire piano piano o ad avere degli investitori stranieri, come succede in Serie C e in Serie B, per avere dal fresco. Come? E poi voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa, che in 12 anni di gestione di Sebastiani quasi tutti i giocatori della nazionale italiana sono passati di qua. Quindi cioè, diamo anche un valore a, magari in periodi diversi, però a Pescara, al di là dei vari immobili, sì, ne abbiamo visto Torrere, abbiamo visto tanti giocatori, ma anche minori, giocatori che comunque fanno tutta la Serie A. Quindi vuol dire che la alcune tifosi l'aggravante è questo. Va bene, allora andiamo in pubblicità. È giusto, andiamo in pubblicità, entriamo nel vivo di Pescara Cesena, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti.
un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:07 minuti, allora entriamo nel vivo di Pescara Cesena, alla vigilia di questa partita fondamentale. Diamo anche lo sguardo al programma di domani, 32esima giornata di campionato. Le partite in programma sono le seguenti, eccole qui. Allora, Viterbese, Pistoiese, Carrarese, Olbia, Modena, Siena, Fermana, Teramo, Grosseto, Pontedera, Gubbio, Imolese, Montevarchi, Lucchese, Pescara, Cesena, Reggiana, Pesaro, Entella, Ancona, la partita che ci interessa più da vicino, proprio perché c'è l'Entella al quarto posto in classifica. Che importanza diamo alla gara di domani, Donato, con Cesena? Beh, penso che sia determinante. Una partita innanzitutto che ha il sapore non di Serie C, già questo. Tra due squadre blasonatissime e credo che sia un punto nodale del proseguo del campionato del Pescara. Credo che una vittoria darebbe ancora quella certezza in più, quella sicurezza alla squadra per continuare a far bene. Certo, non vincere facendo i tempi di scongiuro la gara di domani significherebbe abbandonare la possibilità di arrivare al terzo posto, perché il Cesena con 5 punti a 6 partite poi dalla fine sarebbe difficile. Sarebbe un gap difficile, è l'occasione giusta per far vedere che cos'è il Pescara adesso. Allora andiamo a sentire subito l'allenatore del Cesena e poi torniamo in studio. Sentiamo Viali. William. È chiaro che l'abbiamo sempre detto dalla sosta di Natale che per noi è un obiettivo, visto che ci siamo sempre stati, l'abbiamo fatto diventare dalla nostra portata con una grande stagione, a 7 partite alla fine vogliamo lottarcela per mantenerla, perché abbiamo fatto tanti sacrifici, i ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale per essere lì e quindi è giusto lottare e giocarcela fino alla fine. L'unica cosa, mi sembra, non voglio essere banale, però stiamo dimenticando il focus su domani sera, sul Pescara in particolare. Incontriamo una squadra che in casa non perde dal 18-19 di ottobre contro il Modena, è l'ultima squadra che ha vinto lì, quindi siamo consapevoli che è una partita complicata, inutile che sto a elencare i motivi perché li sapete meglio di me, grande qualità nella rosa, tanti giocatori. Nell'ultimo periodo stanno giocando anche in modi diversi, quindi sono anche, hanno scelte diverse, però ci arriviamo nel momento giusto, un momento positivo e quindi del resto anche loro. Credo che sarà una partita aperta, una partita divertente con due squadre che faranno di tutto per superarsi. Ecco, è vero che
è importante vincere, però ricordiamo anche che il Cesena, dopo la sfida con il Pescara, dovrà incontrare ancora Reggiana ed Entella. E in questo girone di ritorno il Pescara ha conquistato 21 punti, il Cesena 19. I numeri dicono qualcosa, Dino? Innanzitutto dico che William, che è un mio amico, è stato sempre assicurato con me, è un bugiardo. Un bugiardo? Certo. Ovviamente scherzosamente, perché dice cercheranno di portare a casa il risultato, quando invece io so che ha detto un pareggio a Pescara per domani mattina. Quindi, prima bugia. Seconda cosa. Sarebbe anche da parte di Cesena. È più logico. Nella logica, è anche più logico. Nella logica della classifica. Ma è chiaro, no? È chiaro. Che, è una battuta, certo. La mia, e lui dice quello che vuole. I numeri dicono che il Cesena, come la Reggiana e anche come il Modena, per come la vedo io, a livello fisico, atletico, tecnico e tattico, non stanno dando più quello che davano prima, sono in lieve flessione, diciamola così. E mi auguro che di conseguenza il Pescara sia in piena fase di spinta. Anzi, no, la fase di spinta non mi serve tanto adesso, per come la vedo io. Così, ecco, facciamo, saliamo un po' per arrivare quando serve a spingere a tutto, motori a tutto. Mi auguro che sia così. Domani è determinante per continuare a sperare di chiudere al terzo, intanto per conservare il quarto posto e poi per sperare di arrivare al terzo posto alla luce del calendario difficile che ha il Cesena. Perché poi oggi Andrea, perché poi non puoi anche davanti che Pescara non può sbagliare la più. La migliore quarta dei tre gironi. Sì. Avrebbe lo stesso percorso della terza. Della terza, sì. Non è che cambi più di tanto. Entra al terzo turno, quindi hai modo di arrivarci con una, si suppone, con una condizione fisica migliore e anche mentale. Però questo impone comunque di fare più punti possibili, perché poi ti devi confrontare. Attualmente la migliore quarta qual è tra i tre? Al momento ci sono Feralpi e Renate a 55, ma ora la Feralpi sta vincendo, quindi si prende il terzo posto a 58. Ripeto, Renate a 55. Nel girone C c'è l'Avellino a 52 punti, ma deve recuperare una partita, potrebbe andare a 55 anche la squadra irpina. Totò, c'è la possibilità domani contro il Cesena di dimostrare contro una grande finalmente di valere qualcosa? È successo a Modena, ma non è arrivato il risultato. Ma no, la perplessità, può dire che Pescara è in salita, come dice Dino, dopo la partita di Orbio, insomma, mi lascia un po' perplesso, voglio dire, sicuramente. Capito, prima, Dino, sì, prima senza che fai finta di nulla. Beh, voglio dire, prima di Olbia sicuramente era una squadra era in salita, però voglio dire, quindi resta questa incognita. La seconda incognita è che Pescara non ha vinto un solo confronto diretto, quindi sarebbe anche questo è un altro tabù. Sarebbe ora appunto di vincere. Beh, fu una partita sfortunata con quello togo di Zita, certo. Cesena. La terza perplessità è, siccome abbiamo parlato degli acciacchi di Ferrari, dovremmo pensare che magari Ferrari, dopo aver giocato due giorni fa, domani possa stare di nuovo in panchina. So, penso, voglio dire, se il tuo ragionamento fila è quello, voglio dire. No, a parte quello. Gioca Ferrari domani, Dino, possiamo. Possiamo dire una mia idea, secondo me sì. No, tu hai parlato dei problemi fisici che ha sto ragazzo. Partiamo da Andrea Costetti, che novità ci sono tra i convocati? Rientrano delle Monache Chiarella anche? Sì, è Planuta, i tre giovani dati alla primavera rientrano nella prima squadra e sono convocati. Domani mancheranno Diambò, che è infortunato, ne avrà ancora per alcuni giorni, mancherà Veroli, che è squalificato. Pompetti quindi giocherà? No. Pompetti è in forte dubbio, più no che sì. Nel caso potremmo rivedere o Zappella o Nzita a centrocampo, come è stato anche nella partita di Olbia. Riccardo, che impressioni hai, che previsioni hai su questa gara, l'importanza dei tre punti anche in vista del derby di sabato a Teramo, perché poi si va a casa di Francesco sabato. Io purtroppo devo dar ragione a Dino questa volta. Che quello che ha detto è quello che penso anch'io. Pescara comunque, al di là della prestazione di Olbia, è in salita. Perché Olbia al di là? Fammi capire che c'era. Perché Olbia, in base a che cosa lo dici? Olbia, voglio ignorare quello che è successo. No, però. Cioè, secondo me resta un'incognita, che la squadra di Olbia sicuramente non può fare una grande partita come contro il Cesena. Da parte speriamo Olbia, che superi Olbia, voglio dire. Che il Pescara sta entrando in forma, in salute,
questo dalle ultime 4-5 gare, al di là, ripeto, di Olbia, che non è, ma Olbia non ha costruito molto. No, niente. E il fatto che poi giochi in casa, il fatto che è una partita importante, l'unica cosa è che chiaramente se non confronto diretto hai quasi un risultato, cioè devi vincere. Donato, ti aspettavi un campionato del genere, le difficoltà, l'inferno della C? Il problema fondamentale è che il Pescara portava dietro di sé delle zavorre molto pesanti che non è riuscito a liberare nel mercato estivo, e quelle zavorre hanno condizionato sicuramente l'inizio del campionato. Nel mercato di gennaio è stata scremata la squadra di queste zavorre e ne ha sicuramente tratto dei benefici, con l'inserimento anche di tanti ragazzi. Non dimentichiamo che voto dai al campionato del Pescara, 7 giornate alla fine? Io darei un voto di 7. 7? 7. 7. Tu, Dino? 6.5. Francesco? 6 più. Per non dire 6 soltanto. 6. 6 perché sta lì in corso. Io dico non giudicabile, perché fino a che non lo vedo non ci posso credere. No, fino ad oggi. Fino ad oggi sicuramente sul 6 più. Riccardo? Siete generosi, perché ho dato 5. Perché quanto in classifica? Perché è generoso? Ho dato 5 io. No, tu, a parte tu. Ma scusi, siamo partiti. Evidentemente gli errori li abbiamo commessi noi tutti quanti, che avevamo sopravvalutato questo. Ma non è vero. Non è così. Non è così. La cifra tecnica della Rosa del Pescara è superiore a tantissime. Sicuramente. A oggi è superiore a tante altre squadre, non a quelle 4 che ti stanno davanti. Tu sei quinto. 5. O quarto. Non supero le 4 che ti stanno davanti. Però scusa, a me non mi sembra. Non credo. Addetta dei tecnici, non addetta nostra. Siccome è strano, ma mi ha dato ragione prima, no? Sì. Sei d'accordo con me? Solo su quella cosa. Allora, non capita mai, io volevo omaggiarti. Ti ringrazio. A fine puntata. Gli diamo le scarpe di Donato, io ti regalo le scarpe di Donato di Carli. Sono bellissime. Sono 3 esemplari. Complimenti. In tutto il mondo. Non dico gli altri 2, cioè in tutto il mondo, edizione non limitata, 3 esemplari. Quali sono gli altri? Non si può dire. Se lui mi autorizza lo dico. Se lui mi autorizza lo dico. A me sembra che stiamo parlando di. No, forse a fine puntata lo dirò. Forse adesso. Una può essere di un giocatore della Roma. Comunque le regaliamo a chi? Col suo concorso. Donato, ci parli un attimo. Non dell'attività da imprenditore, dell'attività calcistica che è ripreso a grandi ritmi, no? Sì, ma soprattutto per ragazzi, in questo momento mi concentro su di loro e su un gruppo di giovani importanti. Ieri siamo stati a Benevento a vedere italiani, anche italiani che sono all'estero. Un ragazzo che secondo me ne sentiremo parlare tantissimo, nel 2005 che gioca nel Genk, si chiama Baiocchi, origine abruzzese, che secondo me è già attenzionato da tutti i grandi club d'Europa. Diventerà il nuovo Verratti? Me lo auguro. Il ruolo è uguale. È identico. E là, io l'ho buttata così perché sta il nome più prestigioso che ha avuto tutti. Ti è dispiaciuto l'altra sera per lui e per il Paris Saint-Germain? Mi è dispiaciuto leggere i commenti di qualche giornalista conosciuto in Francia, tal Daniel Riolo, che ha attaccato Marco, e non riescono a comprendere in Francia che il problema del Paris Saint-Germain l'ambiente, il mondo in cui vivono i calciatori, tutto ciò che li circonda, anche la società, ma soprattutto dell'ambiente, dello sciovinismo francese che regna. Come il giornalista Verratti è osannato e amato. No, questo Daniel Riolo ha detto che non è un dai tifosi, oltre al fatto che sta giocando bene. Se tu leggi questo commento di questo giornalista molto seguito in Francia. Ma in francese? Sì. Come fa a leggere, scusa? Vabbè, io seguo. Di più giornalista. Più in francese? RMC, no. Che sarebbe Radio Monte Carlo. RMC, che è una RMT. Radio molto conosciuta, certo. In Francia. Però io ritengo che il fallimento del Paris Saint-Germain è dovuto a un campionato davvero molto debole, dove il Paris Saint-Germain non potrà. Non è allenante.
Assolutamente, ci sono tre o quattro squadre del resto, buona Serie B. Senti, i tuoi rapporti con Marco come sono rimasti? Per il momento soltanto epistolari, quindi null'altro, quindi, però resta sempre un dolcissimo ricordo, è una persona a cui devo tantissimo. Credo che ci sia ancora un legame affettivo, no? Su quello non c'è dubbio. Dino, invece la tua attività come procede? E io invece, a parte la mia attività, è quello di fare l'assicuratore, sì. Mi sono direttato non il procuratore né l'agente FIFA, perché mi piacevano i ragazzini e tutto quanto, adesso faccio esattamente quello che fa Donato, il contrario. Cioè? Che basta con i ragazzini, perché li devi annaffiare, concimare, crescere, tagliare, potare, quando arrivano te li rubano, allora prendi direttamente quelli più grandi, esattamente il contrario. Ma in effetti ci sono pro e contro un po' in tutte le situazioni. E su questo argomento dovremmo fare 55 puntate, di 24 ore l'una, e spieghiamo tutto come funziona. Posso dire una cosa? Lui ha detto una cosa veramente che gli fa onore, che lui deve tantissimo a Marco Verratti, perché la verità lo sappiamo. Io devo tantissimo alla mia perseveranza anni fa a buttarmi nelle assicurazioni dei calciatori, e quel poco tanto che sono è stato grazie a loro. Ma io non vedo una cosa che abbia una linearità nel mondo del calcio, a 360 gradi. Non c'è una cosa che abbia una logica, una linearità o un qualcosa di pulito. E non vuol dire truffe, che sia chiaro, pulito, lineare. Le responsabilità sono del sistema. Si è parlato di plusvalenza, andiamo a parlare di minuta. Io non trovo... E la federazione, puntano l'indice sugli agenti, no? Sparano sugli agenti, Rai, 25, 30 miliardi, 70 miliardi. E che gli dai i soldi, scusate? Dino, se lei la prende 20 milioni, qualcuno gli darà, mica gli spara in bocca uno. Dino, al contrario di... Poi senti dire che si può prendere il 3, massimo 5%, perché la regola dice questo, ragazzi. Poi ma però, su questo argomento staremo esatto. Qua... Totò, poi vorrei sentire... No, volevo solo dire che il contrario di pulito è sporco, quindi se l'ambiente è sporco... Ecco, Donato... La vostra categoria è presa di mira fortemente. Guarda, io senza nessuna piaggeria credo di essermi cresciuto dai ragazzi e averli portati in nazionale. Attualmente ce ne sono tre, Verratti, Orsolini, Castrovilli, che era un'altra mia creatura. E questo è dovuto al lavoro fatto certosino sui campi, nei rapporti con i genitori. Si arriva a un momento in cui, almeno per quanto mi riguarda, che si smette di essere, ci si toglie questi panni, perché, come dice Dino, si entra in un mondo completamente diverso. Lotti contro i mulini a vento. I rapporti umani si vanno a... C'è poca riconoscenza. Zero, ma non è questa la riconoscenza, il problema è che l'aspetto economico, la donna Roma. L'aspetto economico sopravvale su ogni cosa, ce ne sono davvero pochissimi che ti riconoscono quello che fai. Senti, tu periodo avevi proprio la nausea del calcio, avevi quasi deciso di abbandonare, poi hai ripreso perché d'altronde sei anche cresciuto in questo mondo, chi ti ha dato la spinta per ricominciare? No, la spinta non è per ricominciare, la spinta ce l'ho sempre avuta. Il problema è che probabilmente adesso mi pongo in maniera diversa rispetto a prima. Prima Donato era disponibile nei confronti dei calciatori e provvedeva anche a cose extra calcistiche. Donato era il papà, il consulente, il... Avevi sbagliato prima? No, non è sbagliato prima, probabilmente è un modo di approcciare in maniera diversa. Io sono sentimentale, quindi alle persone mi leggo a 360 gradi e facendo questo lavoro questo sentimentalismo non paga assolutamente. Prima però ti ho chiesto, la categoria è presa di mira un po' da tutti, però Dino dice giustamente, ma sono le società poi che monetizzano po' tutto. Il problema fondamentale è sempre andiamo alla base. Da procuratori cosa vogliono? Vogliono che paghiamo 2.500 euro l'anno. Se un ragazzo va a iscriversi e non ha giocatori, servono 2.500-3.000 euro tra assicurazione obbligatoria, 500 euro al CONI, 500 euro al... però poi non sono riconosciuti tesserati federali. Certo. Nel senso così, che tu dai procuratori vuoi tutto e poi non dai nessuna tutela. Fai fare un esame in Italia che è durissimo,
mentre accedono alla professione dall'estero. Per fortuna ora l'hanno bloccata questa cosa. Sì, l'hanno bloccato, però accedevano dall'estero facendo esami fantoccio. Allora, ritorniamo prima alla legislazione groviera. Fino a quando non c'è una legislazione precisa che tuteli anche una categoria, perché sono dei professionisti i procuratori, al momento questa categoria è soltanto vilipesa. Io credo che sì, però l'albo doveva fare un po' di selezione, perché chiunque iniziava, ma te lo sto dicendo, fino a qualche anno fa, con tutto il rispetto del panettiere, anche il panettiere che aveva la terza media, certo, poteva fare il procuratore, pagava 500 euro e faceva il procuratore, cioè non è questo. Purtroppo le professionalità non emergono in questo campo, contano le conoscenze, contano il malaffare e soprattutto condividere in questo momento con le famiglie dei calciatori, e io non sono più disposto a farle, le procure dei giocatori, perché ci sono dei genitori che hanno fallito nella propria vita. Ma sono quasi fermati così. No, io non mi devo fermare da nessuna parte, sono libero. No, vai avanti che mi interessa. Ah, sì. Ci sono genitori che, sì, che nella vita sono falliti e che riservano nei propri figli il proprio riscatto, e sono il male peggiore di questo calcio. Io ne ho visti diversi e quindi posso scrivere veramente. No, ma dice cose giuste, è un peccato che l'ha interrotto. Perché comunque poi lo continua. Ma dice delle sacrosante verità. Dice delle sacrosante verità che sanno tutti. Sì. Io prima ho detto una cosa, devo tutto. Se volete posso scrivere un libro. Donato, e più si scende di categoria, peggio è. Sì, scende di categoria, vedo delle persone. Cioè c'è una persona. Pagano tutti. C'è una persona a far giocare i figli. C'è una persona qui in Abruzzo. No, vero. È zitto, Dino. C'è una persona qui in Abruzzo che aspetta i giocatori fuori dallo stadio per farsi ricaricare la PayPal e dice di essere il procuratore. 30 euro, 40 euro, ma di che cosa stiamo a parlare? Vabbè, forse si userà un po' da tutte le parti, non è che solo qui. Capito, ma è una cosa normale? Posso no, fare? Ma nulla. Oppure è una cosa normale? Che tu... No, devo fare una domanda a Di Cambi, sì. Una cosa che vai. Ci penso da tanto. Ma cioè, come mai, voglio dire, il procuratore non prende la provvigione dal suo assistito? Questa è la domanda. Ma te zitto qualche volta. Piuttosto che dalla società che compra. Questa cosa qua. Cioè, ce n'è parlato qualche volta. Alle regole di lavoro che un procuratore si dà. Io ero abituato a discutere con i calciatori in maniera preventiva di queste cose qua. Sì. Nel senso, così io dicevo al calciatore: non ti preoccupare, tu non mi devi niente, mi faccio pagare dalle società. Oppure dicevo al calciatore: sei tu che mi devi pagare le... Dipende dagli accordi. Il contrario. No, perché è possibile che te lo paghi la società come te lo paghi il calciatore. No, tanto sì, è scritto in generale, come... probabilmente sarebbe un altro mondo. Nel senso che tu, l'avvocato che va a difendere una casa, prende i soldi dal suo assistito. E ci sono i procuratori disonesti che prendono tutte e due. Molti giocatori che hanno l'anello al naso non se ne accorgono. Bene, allora in chiusura spazio dedicato a Dino, perché sabato scorso hai organizzato presso l'isola di Zeto una bella serata con la presenza di Fiordaliso. C'era presenti soprattutto, questo è un argomento delicato ma importante, era presente una delegazione di bambini ucraini con le rispettive mamme che sono state... che alloggiavano nel comune una piccola parte di Rosciano, non li abbiamo messi. Sì, alloggiavano il grande Tatino, nel comune di Rosciano dopo un viaggio estenuante di 3 giorni. Sono ospiti di questa struttura messa a disposizione dal sindaco Simone Palozzo, e c'è stata anche un'asta simpatica di magliette originali di calciatori. Il ricavato è andato proprio a questi bambini. Queste non sono ucraine. E sono state dei momenti belli proprio perché hai visto sul volto di questi bambini la sofferenza di questi bambini. Il sindaco di Rosciano mi ha raccontato di questa cosa. Ho preso subito la palla al volo perché facevamo un evento con Fiordaliso e Leopola II.
ho detto sono molto orgoglioso se portate questi ragazzi a noi per fargli vivere almeno una serata, non dico di felicità ma di normalità, cosa che ci è riuscita. Hanno mangiato, sono stati con noi, poi io ho delle maglie che lui sa benissimo, molto importanti, che sono dei ricordi per me pazzeschi. Ho detto benedisco tranquillamente, tutti i miei ospiti hanno messo in una busta col proprio nome solo per vedere chi aveva vinto, colui che ha vinto di più ha scelto la maglia di Ibrahimovic. Un amico nostro comune, molto comune, che l'ha sfiorata la vittoria, gli ho regalato quello di Totti. Ma tutto sta è che il devoluto, ed è stata una bella cifra, non me la sarei neanche aspettata io, quindi grazie a tutti gli amici miei, sono stati consegnati immediatamente, direttamente nelle mani di questa gente che sta facendo tutto, perché ne sono, ho scoperto oggi, ne sono 21, ne stanno arrivando altri 9, e non è semplice. Anche nelle famiglie private, oltre alla struttura messa a disposizione dal sindaco Polozzo. E abbiamo toccato con mano la sofferenza. Hanno che raccontato un po' di episodi. TV, ma poi quando te li trovi davanti, hai visto, ti eri presente, quindi. Cosa significa. Era giusto, complimenti per l'iniziativa, intanto, di essere vicino a questi fratelli. Siamo in chiusura, Andrea, diamo i parziali. Sì, siamo all'87esimo, Lazio in vantaggio 1-0 sul Venezia, rigore di Immobile che con questo gol diventa l'attaccante più prolifico nella storia della Lazio in Serie A con 144 reti, superato il mitico Piola. In Serie C, Ferral Pisolo avanti 2-0 sulla Triestina, doppietta di Guerra che guardate cosa ha fatto. Lui ha un cognome particolare di questi tempi, lui si è scritto No Guerra e ha segnato una doppietta, quindi un bel messaggio che arriva da parte del bomber della Ferral Pisano. Bravo Andrea per aver messo questo post. Vi ringrazio tutti, ringrazio in particolare Donato Di Capri perché è tornato in TV dopo tanti anni e quindi ti ringrazio personalmente perché poi abbiamo anche precedenti giornalistici con Francesco, sei tornato in famiglia. A casa. Ovviamente in bocca al lupo per la tua attività che va a gonfie vele. Cosa hai in programma? Tante cose. Avremo un'estate bellissima sulla costa dei Trabocchi. Vi aspettiamo, stiamo programmando il tutto in maniera perfetta. Quando saremo pronti lo comunicheremo, però faremo diventare la costa dei Trabocchi, la chicca dell'Abruzzo, soprattutto un punto di riferimento per i giovani. Dino, tu cosa hai in programma? No, anche qui siamo gli opposti, che lui prende rampanti i giovani, io sotto 70, 75 anni non li posso chiamare perché saprei come pagarli. A meno che Francesco mi grazie a Donato Di Campi, a Dino Zampacorta, Francesco, grazie a voi. Francesca, Totò De Donatis, Riccardo Clinco, Andrea Costantini, grazie a Maurizio Daguì e Loris Bennato, in bocca al lupo al Pescara, il Teramo domani di scena a Fermo, in bocca al lupo anche alla Teramo, noi ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.